Ci sono delle cose incomprensibili, ma ci hai dato una letta, almeno letta. Come? Non ho capito. Ti ho detto che le feste di Natale e ultimo dell'anno sono out. Bisogna lavorare, abbiamo degli appalti. Te l'ho già detto. Che devi restare qua a New York, sia le feste di Natale che Capodanno. Tesoro, ciao, come va? Tutto bene? Sì, tesoro, sì. Sì, c'ho già la giacca, sono già in tema natalizio, sì. Solo che ci ho messo il maglioncino sotto perché è tutto oggi che fa freddo qua, te lo dico, Qua devi chiamare quelli della manutenzione perché il riscaldamento non funziona, c'è un freddo cane. Sì, di solito io sono sempre scollata, ma c'ho il maglioncino che ci ho preso. Ascolta, visto che sei qua, ti devo fare firmare una cosa. Tieni. Sì, è una pratica. Tieni. Tutto a posto, te, com'è andata la giornata? La giornata, lascia stare. Io sono quasi stufa, te lo dico. Io non vedo l'ora di andare a casa. Anzi, dopo andiamo a mangiare il sushi, tesoro. Grazie. Andiamo a mangiare il sushi, una cosa che andiamo a casa. Non c'ho nessuna voglia. Che ne dici, ci andiamo? Va bene, Lara, allora dai, ci vediamo. Ah, aspetta, aspetta, ti devo dare dell'altro. Sulla pratica. Non vedi che non va? Ci sono delle cose incomprensibili, ma ci hai dato una letta, almeno leggila. Ci sono, non è scritta bene, per l'appalto non è scritta bene. Ma cosa gli hai dato a fare le tue colleghe, scusami? Mai visto come l'hai scritta? Ma lascia perdere, non è scritta bene. L'hai letta? Leggila e poi mi richiami. Va bene, ci sono da fare delle correzioni. Ok. Ma non serviva che mi chiamassi. Ah, ok, non volevi disturbare. Va bene, tesoro. Passa pure qua così mi chiedi. Così se mi devi chiedere delle cose, ok? Ok, ti aspetto. Chissà che lavorerà adesso questo. Io non ho parole. Dai, vediamo cosa.
cosa avrà da chiedermi. Beh, visto che era un po' che non ci vediamo, stasera gli dico di venire in hotel. Sì, dopo il sushi. Stasera o domani sera. Sì, sicuramente. Ah, eccoti qua, tesoro, eccoti. Dimmi tutto. Come va, Pito? Innanzitutto come va? Ti stai divertendo qua a New York, tesoro? Sì, ti piace l'ufficio? Hanno fatto l'albero l'altro ieri, guarda. È venuto una meraviglia. Oh, è fantastico questo albero. Un attimo solo che devo finire una cosa qua, ok? Devo firmare due tre carte qua. Allora, intanto parla pure, ok? Dimmi pure. Come? Non ho capito. Mi puoi ripetere quello che ha detto? Allora, tesoro, forse non ci siamo capiti. Io ho detto che le feste di Natale e ultimo dell'anno sono out. Bisogna lavorare, abbiamo degli appalti da finire. Non mi interessa. Ci sei appena stato a casa. Intanto ti dico che domani sera dobbiamo rivederci. Perché dall'ultima serata che abbiamo fatto insieme sarà passato un mese, non lo so, non ricordo. Come la memoria ormai. E quindi, no, stasera devo andare a mangiare il sushi con la mia collega. Anzi, vuoi venire anche tu? Così dopo finiamo la serata in bellezza. Domani, preferisci domani? Va bene, non c'è problema. Tu mi hai chiesto di andare a casa per le feste di Natale? 4 giorni? Mi dispiace, mio caro, non si può. Te l'ho già detto che devi restare qua a New York sia le feste di Natale che Capodanno. Perché abbiamo tanto lavoro da fare, ok? No, non mi interessa. Il 24 ho bisogno di te. No, vabbè che il 24 però dobbiamo fare degli straordinari perché abbiamo anche delle cene organizzate, come ti ho detto. Il 24, il 25 e il 26 abbiamo delle cene, dei pranzi organizzati con le aziende più grosse e tu mi servi al mio fianco, ok? Ti ho già preso anche tutti gli outfit, non devi preoccuparti dei vestiti, ok? No, è neanche l'ultimo dell'anno, perché il 31 lavoriamo. Ok. Domenica dobbiamo finire delle cose. Dobbiamo fare le ultime. Sistemare tutti gli appalti e dopo si va a mangiare, ok? Facciamo solo la mattina il 31, però io ti voglio qua a New York e non si discute. Mi dispiace. Dai che adesso ho da fare che tra un po' devo andare a mangiare. Vuoi venire anche tu? No. Bene, dai. Hai cambiato idea, vuoi venire? Allora ci vediamo domani sera. Domani sera nell'albergo solito là di New York, ok? Non mi interessa. Tu sei appena stato a casa. E io dovevamo vederci e no perché questa sera devo andare a casa e no perché l'altra sera ho mal di testa. E no, perché l'altra sera sono stanco. Ho finito di lavorare tardi. Cosa pensi che io non faccia niente tutto il giorno? Ti ho già detto di no. È inutile che mi preghi, strapreghi. Anzi, per domani mattina ti devo dare delle pratiche da spiegare. Questa che c'ho, che l'ho guardata prima, qua si lavora tesoro, eppure questa. Sei contento adesso? Hai visto quanto lavoro abbiamo da fare e tu te ne vuoi andare a casa? Non si discute.
Mi dispiace, caro. Adesso puoi andare. E ci vediamo domani sera. Ti aspetto. Perché se no scatta il licenziamento, te lo dico. È da un mese che non lo vedi come sono nervosa. Ho bisogno di sfogarmi. Domani sera ti voglio nel mio albergo. Ancora qua, sì? Bene, caro, bene. Buona cena, tesoro, per dopo. Buona cena. Sì, è passato di qua. Voleva che io lo mandassi in ferie, le feste di Natale, 4 giorni in Italia. Ma stiamo scherzando con tutto quel lavoro che abbiamo da fare. No, no, e poi mi serve, te l'ho detto, non ho nessuno. Devo avere un accompagnatore per le nostre cene di gala. Beh, io ho già preso tutti gli outfit. Devo. Allora, cara, hai dato uno sguardo a quella pratica? La 14, sì. Benissimo. Ok. Gli hai fatto correggere, perfetto. L'ultima parte non mi piace. No, ascolta, lascia stare, adesso chiudiamo tutto, andiamo a mangiare. L'ultima parte ci pensate domani mattina, ok? Sì, perché ho fame, voglio andarmene, sono stanca, ho freddo, che non c'è riscaldamento qua, che non va più, anzi, domani devi chiamare quelli della manutenzione, ok? Va bene, ok. Hai deciso di venire a mangiare il sushi stasera con noi? Così facciamo dopo serata? Va bene. Hai cambiato idea, vero? Non riuscivi a resistere senza. Va bene. Oh, ti ho caricato troppo di lavoro, ma dai, domani ti do una mano io, stai tranquillo, dai. Dai, metto giù che chiudo qua. E andiamo a mangiare, ok? Sì, c'è anche Carla. Ok. Bene. A dopo. Vedi come si fa a fare cambiare idea.